Per i Lakers i playoff stanno diventando un incubo. L'obiettivo minimo stagionale sempre più lontano. Per Milwaukee, con 40 giorni d'anticipo, sono già realtà. I Bucks bancano 131-120 lo Staples Center e diventano i primi a qualificarsi matematicamente per la postseason 2019. Ci riescono dimostrando ancora una volta perché sono la squadra col miglior record NBA, 48-14. Decidendo con uno sprint negli ultimi tre a posto con la partita equilibrata grazie al loro fantastico collettivo a cui presto si aggiungerà Pau Gasol, fresco di divorzio dagli Spurs, portando l'unica cosa che manca, l'esperienza di chi ha già vinto il titolo. Milwaukee ha una serie persa di 7 successi, 19 nelle ultime 21 partite, 10 consecutivi in trasferta, e continua a crescere. A dimostrare di essere molto più dello straordinario talento di Giannis Antetokounmpo, a mezzo servizio contro i Lakers per un dolore al ginocchio destro ma comunque in grado di chiudere con 16 punti, 15 rimbalzi e 6 assist. La firma sulla vittoria a Hollywood è di Eric Rivers, che festeggia il rinnovo contrattuale da 4 anni e 70 milioni a cui ha detto sì poche ore prima della palla a 2 firmando con 31 punti la sua miglior partita stagionale. Ma coach Budenholzer si gode anche una squadra vera, con 7 giocatori in doppia cifra e capaci di tirare fuori il meglio nel finale. Proprio quello che non è riuscito ai Lakers nonostante la grinta di LeBron James, 31 punti, 7 rimbalzi e 10 assist. Così furioso per il 15-2 incassato negli ultimi tre apostrofo da infilarsi nel tunnel degli spogliatoi prima della sirena finale. Le chiavi, se non allontanasse ulteriormente i playoff, con l'ottavo posto ora distante 3,5 punti. La partita contro Milwaukee sarebbe un segnale incoraggiante per i Lakers, 30-39. Perché la squadra di Walton ha giocato per 45 apostrofo alla pari con Quinn con il miglior record NBA, perché Brandon Ingram, 31 punti, ha tirato fuori un'altra gara da perfetto secondo violino di LeBron, perché con James era Rajon Rondo, 20 punti, massimo stagionale, e 9 assist. Insieme in regia la squadra funziona decisamente meglio. L'unica nota stonata, prima del blackout degli ultimi tre apostrofi, era stato Kaitsma, in sofferenza nel ruolo di centro titolare. Poi però è arrivato il 15-2 finale, con 3 palle perse, troppe scelte sbagliate e 4 errori su 5 altri, che ha vanificato quanto di buoni Lakers avevano fatto nel 45 apostrofo precedente, e consegnato a Milwaukee una meritata festa. Oltre a Bledsoe, coach Bud si gode la concretezza di Malcolm Brogdon, 21 punti e 8 tratto 13 al tiro per continuare la sua richiesta di ingresso nel club del 50-40-90, i fenomeni, Steve Nash, Larry Bird, Mark Price, Steph Curry e Kevin Durant, capaci di chiudere una stagione con almeno il 50% dal campo, il 40% da 3 e il 90% in più, e la solidità della panchina, dove oltre a Ersan Ilyova e Nikola Jokic brilla la completezza di Peyton Hudson, 9 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. La partita, dibatte testa a testa per 45 apostrofi, con 20 cambi al comando e 17 parità conseguenza della consapevolezza dei Lakers che ogni frenata allontana i playoff e dell'impossibilità dei Bucks di sfruttare appieno Antetokounmpo. I padroni di casa sono ordinati e efficaci e chiudono il primo tempo sul 65-59. Con Ingram, 16 punti, dominante in attacco. LeBron porta i Lakers sul 79-67 meno di 5 apostrofo dentro la ripresa, ma Milwaukee rimedia subito con Bledsoe, 11 punti nel terzo periodo. Gli ultimi 12 apostrofo iniziano coi padroni di casa avanti 94-93 e proseguono in equilibrio. LeBron 3 apostrofo 21 dalla fine mette da fuori il 118-116 Lakers, ma il giallo viola si ferma e Bledsoe apre il parziale decisivo con un gioco da 3 punti, poi con 37 sul cronometro mette la tripla che congela la partita.